Vai a cagare. Piano. Eccoci! È arrivato un bellissimo pacco da Tuman. Allora, ho comprato un sacco di carta. 5 euro. Lo sposto così possiamo usare il tavolo. Ho acquistato due cavi combo. Fantastico. Power line, praticamente da 15 metri, Snake. Praticamente per alimentare le casse e portargli anche il segnale audio. Cavi. Ho acquistato anche questo praticamente con il parasputacchi. Praticamente questo è molto importante, cambiarlo ogni tanto, perché qua si riempie di sputacchi a forza di continuare a parlare. In questo video andremo a parlare di queste cuffie dell'HPG, ma non solo di queste cuffie. Metteremo a confronto due tipi di cuffie, quindi le K72 con le K52, che è la nuova linea estetica dell'HPG. Come vedete, praticamente queste qua sono completamente nere, queste qua invece, che costano di più, hanno il bordino praticamente grigio, e andremo a confrontarle ovviamente con l'orecchio, con il culo, con le mani. Ciao. Vabbè, stavo dicendo che ho preso praticamente questi qua perché in radio questi qua vanno sempre persi, così chiusi, o se no, o se no con la vite, perché praticamente queste le puoi avvitare alle cuffie direttamente. Cavi VNC per le postazioni, la frise go-go per tutti i tipi, tutte le salse e anche per le baciate. Ok, partiamo con l'unboxing di queste cuffie. Come potete vedere su Amazon, queste qua sono le cuffie in questione. K52, 35 euro. Queste sono le cuffie che andremo ad unboxare adesso. Hanno un cavo più corto, quindi queste qua hanno un cavo di 2 metri e mezzo rispetto a quelle che costano di più, che praticamente hanno un cavo di 3 metri. Poi i connettori sono identici, il peso è identico, 200 grammi, 32 ohm entrambe. Max input power 200 milliwatt e 200 milliwatt anche quest'altra. Cambia il range della frequenza, ok? Qua c'è scritto 18 Hz, 20 Hz e queste qua invece 16 Hz, 20 Hz, quelle che costano un po' di più, quindi dovrebbero essere un pochettino più complete a livello di frequenze. Ok, andiamo ad unboxare la prima. Stiamo parlando quindi della K52, 35 euro su Amazon. Se vi state domandando come mai un paio di cuffie così economico, la risposta è semplice: per provare. La seconda opzione è perché tanto in radio me ne spaccano una settimana. Ah, che belle, bellissime. Non sono male, eh? Un po' plasticose qua sotto, ma penso che ormai al giorno d'oggi nel 2023 plastica è normale. Ok, stanno su bene. Ok, la differenza qua, che avevo già notato nelle foto per quando la stavo acquistando, è che il connettore non è a vite, quindi magari questo è più facile perderlo. Andiamo con l'altro paio di cuffie. Di queste, come già avevo accennato, ne ho acquistati due paia perché, vabbè, sicuramente sono più performanti da avere radio in studio. La prima cosa che possiamo già notare, come vedete, è questa. La differenza sostanziale del connettore, che la K52, questa qua, praticamente, non si avvita. Mentre questa abbiamo la possibilità di svitare, quindi anche di evitare di andare a perdere sostanzialmente il riduttore jack. Questa come la sfida tecnica, wow, questa è molto più... è più elegante. Andiamo a indossare. Sai che la sento molto meglio? Anche la gomma qui intorno. Ok, è un altro tipo di cuffia. Questa aderisce molto di più all'orecchio. Sicuramente se dovessi scegliere, ad esempio, arrivare in studio, che cuffie utilizzo, prendo su questa. Queste cuffie costano la bellezza di quasi 50 euro. 49. Come potete vedere, vi portate a casa queste cuffie. Andiamo a far vedere anche un confronto a livello grafico. Come potete vedere, cambia sì il colore qua, ma qua sopra, nella costruzione della scocca, queste hanno dei lineamenti molto molto fighi, secondo me, a vedere. E poi, andando quindi ad analizzare anche i padiglioni interni, non so se notate, questa è la K72, molto più morbida, liscia. Questa invece è proprio... cioè, non lo so, che roba è un rivestimento del cesso. Vabbè, niente, ci
Ok, per fare questo tipo di esperimento ho sotto mano il mio vecchio paio di cuffie AKG, vecchio si fa per dire, è del 1971. Ancora giù. Ok, di solito utilizzo questo paio di cuffie, quindi farò anche un confronto con queste che adesso non so quanto lo pagate, quanto le avevo pagate, ma mi ricordo molto di più. Ok, andiamo a ascoltare. La 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 la, dove cazzo è? Ah, non sto uscendo dalle casse. Oh, ok, ok, sa, 1, 2, 3, prova. Ok, beh, queste so come funzionano. Partiamo da quelle che costano di meno, le K52. Ah, una cosa che noto solo ora, che non hanno la possibilità di cambiare il cavo, perché io con queste posso andare a cambiare il cavo. Ad esempio, questi cavi qua così lunghi ti finiscono sotto le ruote delle sedie e quindi succede che si sbudellano. Questo è un cavo che ho cambiato in radio, quindi me lo sto tenendo qua io a casa. Funziona ugualmente, però era brutto da vedere in studio in radio, perché là tendenzialmente tengo tutto ordinato e tutto nuovo. Questa è una pecca, perché qua devi buttare via tutta quanta la cuffia. Non puoi sostituire solamente il cavo. Porca tro... Andiamo a fare il test quindi con le K52. Collego nel mio super mixer di merda, per modo di dire, dai, fa il suo dovere. Oh, oh, mamma mia. Ah, sì, 1, 2, 3, prova, ok. Il volume è già più alto rispetto a queste qua vecchie. Quindi rispetto ai vecchi modelli, molto più volume. Ma aspetto a fare delle considerazioni finali sulla qualità effettiva. Ok, facciamo un cambio. Andiamo con le K72 cuffie da 50 euro, un po' di meno. 49 euro. Oh, ok. 1, 2, 3, prova. Sa. Sapore di sale, sapore di mare. Allora, a livello audio, queste suonano meglio. Poi mi sento più isolato, ok, rispetto a quelle che effettivamente hanno la gommina diversa. Entrambe non hanno la stessa qualità che avevano queste. Queste qua sono le K240 MK2. Confrontandole con quest'altro tipo di cuffie, che costano 79, quindi 80 euro, 80 euro contro 50 euro contro quest'altro paio che sono 35, mi sembra. Allora, l'audio è discreto, cioè lo senti nitido, pulito, eccetera, però c'è un po' di cartone, non so spiegarmi, un po' di... Ok, quindi vabbè, sicuramente per quello che l'abbiamo pagate non possiamo lamentarci, non è che ho comprato un paio di cuffie della Bose da 200 euro, che quelle, vabbè, ce le ho di là, se voglio fare il confronto con quello è meglio non farlo. Ok, adesso andiamo a fare un test audio, ovviamente, con Radio 51, no? Play, vediamo come se la cavano. Affanculo, c'è la pubblicità. Vabbè, che non ha molto senso fare un... Queste qua abbiamo capito che sono delle cuffie, come si dice, da baracca, nel senso che devi fare qualcosa, devi lanciarle, devi dare qualcuno che dagli queste cuffie qua e sei a posto, sei tranquillo, tanto magari nel senso non... Io, ecco, sto facendo un ascolto... molto, molto accurato, nel senso dal punto di vista del mio orecchio, di come sono abituato a lavorare io con degli altri tipi di modelli di casse, cioè stessa marca ma cambia il modello. Tornando a noi, per tirare le somme, altrimenti stiamo qua fino a domani in questo video, se riuscite a investire qualcosina di più in cuffie, fatelo. Se avete bisogno di qualità, quindi ad esempio dovete andare a lavorare proprio sull'audio, nel senso io magari che mi occupo di pubblicità, di sistemare l'audio proprio, ecco, di uscita della radio, ho bisogno delle cuffie che mediamente escano un po' dagli standard, ma a livello comune di utilizzo di tutti i giorni, queste qua sicuramente non hanno problemi. Sicuramente queste, volevo dire, non hanno problemi. Queste qua, ecco, magari tenetele un po'. Questa qua è una discreta via di mezzo, ok? A livello di estetica in studio, ed è per quello che le ho acquistate, sono fighissime. Cioè, in radio io tutto nero, guardate come stanno bene sul banco nero. Cioè, secondo me sono bellissime. Poi vabbè, si parla di speaker, di avere un rientro audio, di sentire che cosa succede fuori. Cioè, capito? Queste vanno bene. Queste qua però purtroppo ho solamente avuto lo sfizio di dire le provo queste cuffie da 35 euro, perché 35 euro un paio di AKG, vabbè, niente, vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, non buttate via i soldi, mi raccomando, fate la giusta scelta.